permesso di scrivere tutta la Bibbia. Non avete risposto né al parroco, né al preside, né al vescovo, né al professore. Quando Dio ci chiama, nella nostra libertà gli rispondiamo. Abramo, ecco, conta le stelle del cielo, la sabbia del mare. Mosè, eccomi. Isaia, eccomi. Davide, eccomi. Maria, eccomi, avvenga di me quello che hai detto. Gesù stesso, ecco, io vengo, Padre, per fare la tua volontà. E con questo eccomi avete espresso anche la vostra libertà. Perché come l'avete detto personalmente, così tra poco, quando inizieremo il rito della cresima, rinnoverete la professione di fede solo voi, eh? Alle domande risponderete solo voi. Perché è il momento che a me piace definire del passaggio del testimone dai genitori che vi hanno battezzato, a voi che oggi davanti a tutta la comunità e quindi anche davanti al vescovo dite: eccomi, ci sono, lo voglio, lo voglio. Questo significa ecco. È una libertà veramente importante questa. È questa che vi deve fare sentire grandi. Non quando dite a papà e a mamma: stasera torno tardi perché sono grande, eh? Perché dovete fare la pizza con gli amici, i compleanni, i regali. E dimostrate il vostro essere grandi, diventati grandi nel conoscere Dio, che ovviamente non finisce oggi, continua. E a questo punto la seconda spiegazione, molto semplice, perché dobbiamo capire le cose che facciamo in chiesa, altrimenti diventano riti, consuetudini, cerimonie, eh? Da un po' di tempo vedete che nelle messe solenni, con la Bibbia, con i lezionari, c'è questa benedizione. Perché? Perché dobbiamo chiedere allo Spirito Santo in quel momento che almeno una frase, non dico tutte e tre le letture, resti nella nostra mente e nel nostro cuore uscendo dalla Chiesa. Perché non abbiamo letto un libro di storia, né una pagina di un giornale qualsiasi. Abbiamo detto parola di Dio, parola del Signore. E qui si innesta la spiegazione di questa parola, che parte dall'Antico Testamento come preparazione di quest'uomo che si dice non abbia generazioni, Melchisedec, sommo sacerdote dell'antichità, che offre al Tempio le decime di ciò che hanno vinto in guerra. Ma ciò che è più importante è l'episodio della moltiplicazione dei pani, che dobbiamo leggere oggi non in chiave moderna, ma proprio in chiave attuale dei nostri tempi, no? Gesù predica, insegna, il giorno sta per finire e poi dice: ci troviamo qui in una zona deserta, lì che si dessero da fare, a trovare alloggio, a trovare il cibo. Quante volte consideriamo la nostra vita oggi, anche se affollata da tante cose, preoccupazioni, immagini, divertimenti, sofferenze, difficoltà, un deserto, la mancanza del lavoro, l'arrivo dei tanti disperati che sta creando problemi, ma soprattutto la nostra sensibilità, perché vediamo il nostro benessere un po' messo alla prova. E i discepoli si preoccupano di che cosa? Dice: come facciamo a tutta sta gente? Non basterebbero tanti soldi andare a comprare. Allora qualcuno dei nostri oggi direbbe: beh, quasi quasi vado a tentare di superare la lotto, quasi quasi vado a fare, poi se arrivo farò anche una grossa offerta. Ma ciò che Gesù ci insegna: condividiamo ciò che abbiamo, anzi
La frase che usa Luca, l'evangelista, è molto più sottile. Date loro voi stessi da mangiare, che è il doppio significato. Preoccupatevi e mettetevi a servizio, che la dobbiamo leggere come cannibali, no? Perché chi ha dato se stesso è Gesù nell'ultima cena. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, lo sentiremo ancora stasera. E dare se stessi significa mettersi veramente al servizio. Chi dà se stesso? Facciamo qualche esempio. I genitori, che non solo danno la vita, ma li introducono anche alla vita e alla fede. Chi dà se stesso? Chi svolge un servizio importante per voi? E qui non pensiamo, ma sono retribuiti, c'è una retribuzione. Diciamo che può essere normale quando c'è. Quello che voglio sottolineare, quando facciamo qualcosa per gli altri, la facciamo col massimo dell'impegno, quello significa dare se stessi. Quello significa offrire veramente la propria vita come un servizio, come un atto di amore continuo. Ecco perché Gesù poi raccomanda agli apostoli, come ho fatto io dovete fare anche voi. E si arriva fino al punto estremo dell'imitazione di Gesù, che è il martirio. E ancora oggi, guardate, di queste cose i giornali non ne parlano, perché forse danno noia. Oggi ci sono ancora tanti martiri. E martire vuol dire che qualcuno in nome della fede svolge una certa attività, si reca in un certo paese solo per fare un servizio. E quello che stavano facendo le cinque suore di Madre Teresa di Calcutta nello Yemen in un ospizio per anziani. Sono arrivati i fondamentalisti 2 mesi e mezzo fa e le hanno uccise. Non stavano lì a predicare il Vangelo, non stavano lì perché volevano convertire tutti, stavano lì perché in una situazione di povertà dovevano servire, come ha fatto Madre Teresa di Calcutta. Ecco, dare la vita, questa è l'Eucaristia. Però per poter fare questo, 2 condizioni. La prima, abbiamo detto nella preghiera, donaci il tuo spirito, perché possiamo renderci conto e diventare noi stessi ciò che celebriamo, cioè questo dono straordinario che tu, Signore, hai voluto fare all'umanità e alla Chiesa e che noi riceviamo, diventi per grazia dello Spirito Santo una nostra partecipazione, una risposta a quello che tu hai fatto, una imitazione là dove ciascuno si trova. Allora si realizza pienamente la finalità di Cristo che è mandato dal Padre per dire Dio ama l'uomo. Ma attenzione, non come l'uomo, la persona, vuole essere amato, ma come Dio vuole amarlo. E il modo di amare di Dio è Gesù crocifisso. Qual è la nostra risposta? O concludo, scusatemi se scendo un po' nel concreto, con qualche piccola esortazione, chiamiamola così. Cari genitori, mi rivolgo a voi. Se siamo qui per celebrare giustamente con gioia e fare festa con i vostri figli che ricevono la cresima e il dono dello Spirito Santo, io vi chiedo, a casa, almeno una volta al giorno riuscite a fare un segno di croce tutti insieme, papà, mamma e figli, a dire una sola Ave Maria. I bambini, i ragazzi, anche i giovani che possono rifiutare, non dimenticheranno mai
di aver sentito il proprio padre e la propria madre pregare. Gli adulti mi possono smentire su questo, ma credo che noi tutti abbiamo appreso l'ABC della fede dei nostri genitori e dei nostri nonni. Non abbiamo diritto di lamentarci quando diciamo che la società non va male, che nella Chiesa non si capisce più niente. Siamo tutti nel calderone della critica, ma ciascuno di noi che cosa fa? Perché la fede si trasmetta. Il crocifisso appeso in casa perché il parroco è venuto a benedire la casa, molto bello, ma è segno di una reale condivisione di questa fede nella famiglia. Io celebrerò la Santa Messa oggi per voi, proprio per questo, perché mi rendo conto che se c'è un'urgenza oggi nel mondo, nella nostra società, è proprio questa. Ritorniamo alla semplicità della fede, ma anche al coraggio, perché davanti all'indifferenza collettiva, davanti a tutte le idee più strane che circolano, se non siamo convinti della nostra fede, è inutile fare queste cerimonie. Sono cerimonie, ma invece devono essere atti di fede che ci riempiono di gioia, perché crediamo che Cristo non è morto inutilmente per noi, è risorto e ci ha dato la speranza. La stessa speranza che ci dà Maria Santissima, siamo nel mese a lei dedicato, perché come Madre di Cristo e Madre nostra ci accompagni nel cammino della vita e nella fedeltà al suo Figlio Gesù. Amen.